Buongiorno amici e amiche, buon giovedì 20 ottobre 2022. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 12, versetti 49-53. Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto». Gesù era consapevole di essere venuto ad accendere un fuoco. Sì, ma quale fuoco? Colpisce, ascoltando bene il testo, che Gesù esprima, accanto a questa sua certezza, sono venuto a gettare un fuoco, la consapevolezza che tuttavia quel qualcosa non si era ancora realizzato, vorrei che fosse, dice. Potremmo allora dire che il fuoco di cui parla Gesù è un fuoco di passione, di desiderio profondo e alto al contempo, profondo in senso di concreto e non becero, e alto nel senso che aspiri alla santità di vita. La natura umana si manifesta anche nel suo desiderio che il nostro fuoco fosse già acceso, e la sua divinità si palesa nella caratteristica dell'attesa che è propria di Dio. Anche noi speriamo di vedere realizzati i nostri desideri, ma non sappiamo attendere. Tuttavia li esprimiamo guardando una stella cadente o spegnendo le candeline. Li custodiamo nel segreto e li guardiamo da lontano. Oggi, da adulti, quei desideri sono svaniti o hanno preso forma diversa. Hanno assunto le sembianze di una passione o di un ideale, altre ancora quella di una ricerca che dia senso o che offra consistenza alla nostra vita. E se quel desiderio di essere fosse desiderio dell'essere, cioè desiderio di Gesù? Buona giornata a tutti!